Federica Carpineta, assessore regionale, partiamo dalla riforma e dalle riforme che sono necessarie per la pubblica amministrazione. C'è un ministro, Gaetano Quagliariello, che ha strettissimi legami con l'Abruzzo, bisognerà dialogare anche con lui adesso. Sì, sicuramente, senza dubbio non posso che essere contenta e soddisfatta della nomina di Gaetano Quagliariello come ministro. È una persona che porta tanta qualità e tanta competenza in un momento difficile per il futuro degli italiani, e quindi questa cosa non mi rende senza dubbio più tranquilla e contenta. Ovviamente è una persona a noi vicina e quindi il dialogo sarà sicuramente più semplice e costruttivo. Impegnata l'assessore Carpineta a cercare di rendere più operativa la macchina burocratica regionale, anche perché spesso viene percepita la macchina della burocrazia come simbolo dell'inefficienza, ma non è così. In parte è così, in parte purtroppo la burocrazia è complice di queste difficoltà che noi viviamo. Una delle cose più importanti è stata fatta in questi 4 anni nel mio assessorato, è stata proprio la legge di riforma della pubblica amministrazione, che è stata approvata in giunta ormai quasi un anno fa. Oggi questa legge è presso la commissione del Consiglio regionale, deve essere discussa con le parti sindacali, spero di essere audita per poter anche in qualche modo contribuire ulteriormente sia a migliorarla, a modificarla, perché poi la legge ovviamente è un punto di partenza, si può sempre andare avanti in modo migliore. Però è un punto di partenza importante perché porta sicuramente più flessibilità all'interno di un'amministrazione che oggi è rigida ed elefantiaca, dove non è possibile spostare nulla, dove spesso non si riesce ad andare incontro a quelle che sono le esigenze degli uffici in termini di personale e in termini di competenze. Quindi è una legge che porta sicuramente più flessibilità, cercando di rendere la regione un po' più vicina a quella che poi è la realtà di tutte del mondo delle aziende, dove appunto le risorse umane vengono viste come una risorsa per la pubblica amministrazione, e andando incontro anche a quelle che poi sono le volontà di molti dipendenti, perché spesso i dipendenti vogliono riscattarsi da quello che si dice, no? Del pubblico impiego, e vogliono dimostrare le proprie competenze, le proprie capacità. Allora la nostra legge va incontro e guarda a queste persone, però è una legge che cerca di portare più meritocrazia, quindi cercando di far crescere e portare posti apicali le persone che vogliono lavorare di più, che si impegnano di più, che si formano di più. È una legge che punta tanto sulla formazione del personale, anche in modo selettivo, e è una legge che cerca di rendere la regione più trasparente. Qual è l'obiettivo che vorrebbe raggiungere Federica Carpineta al termine del suo mandato da assessore? Come assessore alle risorse umane, ripeto, devo dire che già è stato fatto tanto in termini di taglio di numero di dirigenti. Come regione nel 2009, quando siamo entrati, tra la giunta regionale e gli enti strumentali soppressi, le cui competenze oggi sono entrate in regione, vi erano forse quasi 130 dirigenti. Attualmente siamo a un'ottantina. Con dirigenti intendo sia dirigenti delle posizioni apicali, quindi delle direzioni, sia dirigenti di livello inferiore. Quindi già c'è stato un grosso taglio. E così come c'è stato anche un taglio del personale del comparto. Però non soltanto ai tagli voglio puntare, ed è per questo che spero che presto verrà approvata la legge, perché oltre che tagliare dobbiamo cercare anche di dare spazio a chi ha più voglia di fare, la famosa meritocrazia, che non è una parola vuota, vuol dire dare spazio a chi vuole lavorare di più e chi ha più competenze, mettere le persone con le competenze giuste nei posti giusti. Federica Carpineta però è anche motore di associazioni che puntano a far conoscere l'azione amministrativa della regione sul territorio, con vari incontri in base anche ai provvedimenti che vengono mano a mano approvati. Sì, sicuramente. Io insieme ad altri amici abbiamo costituito un'associazione che si chiama Siamo l'Abruzzo, con l'obiettivo proprio di fare politica sul territorio. Oggi spesso si sente dire io non faccio politica, come se fare politica fosse qualcosa di cui vergognarsi. È la cosa peggiore penso che vi possa essere. È importante fare politica, è importante anche per chi è fuori dalla politica, però poter partecipare sia conoscendo quello che sta accadendo, sia magari partecipare al confronto. E per questo noi cerchiamo di lanciare temi, riflessioni, per coinvolgere il più possibile i cittadini. L'altro giorno, voglio concludere con questa cosa, stavo guardando il film di Sam Suci, in cui a un certo punto l'attrice riprende una frase: tu puoi non occuparti della politica, ma la politica si occupa di te. Secondo me questa è una frase bellissima, ed è importante quindi fare in modo che
che sempre più le persone, i giovani, le donne, gli anziani siano partecipi di quello che accade, rendendoli informati e cercando di farli partecipare al confronto e prendere anche da loro qualche spunto.